Buongiorno dalla Marinella, signori. Buongiorno. Niente di meno, quella nave da ieri sta ancora qua. Brogino, tu vedi ma non guardi. In che senso? Ieri era una nave e oggi è una nave. Leggi il nome. Riviera. L'ho letto bene. Oceania Riviera. Ah, accidenti. Ieri invece era Silver Sea Spirit. Silver Spirit. Un'altra compagnia, altro giro, altra corsa. Una nave al giorno, forse ci tiene lontana il medico, eh? Il medico Sì, economico. allora stiamo parlando di una nave da 60.000, 66.000 tonnellate e può trasportare 2.100, al massimo 2.100 passeggeri. Bellissimo. Quindi allora l'attività di Oceania e di Silver è ripresa in pieno, tutte e sei le navi di questa compagnia sono in viaggio, in corso, in crociera. È già avvenuta negli altri anni qua, ma la caratteristica di questa nave, Rogino, tu tieni le camicie Ralph Lauren, le conoscete queste camicie, Sì, Luigi? sono quelle che prendo abitualmente. L'arredo interno di questa nave è tutto affidato alla fornitura di Ralph Lauren, questo stile Old England di cui la nave è corredata. Sono i Con i suoi paverini, mezzi salati. stava sbarcando a terra. Ieri era un po' più vicina, ma questa c'ha un pescaggio maggiore, quindi si è messo un po' più distante. Ne avremo ancora nei prossimi giorni, non domani, ma previsti per il 20 aprile e ancora fino alla fine del mese si articoleranno e andremo a incontrare varie navi. È americana gli owners, gli armatori, ma su questa nave c'è un congegno in cui l'armatore non è lo stesso che fornisce e si preoccupa delle crociere. Quindi C'è una gestione diversa, c'è una diciamo. gestione Sarà time charter. della nave con la compagnia crocieristica, il che non è sempre positivo. Scende a Che terra con i altro suoi c'è mezzi, da Luigi, che notare? non sono poi le scialuppe di salvataggio, se ho capito bene, perché quelle vanno usate solo in No, caso no, di no, emergenza. sono mezzi a sforzi, Mezza tender, dico, tender. tender per sbarcare. Per movimentare Quindi la flotta. dicevamo, armatore americano, Norwegian Cruise per quanto riguarda l'armatoria, Apollo per i servizi di alberghieri di bordo, ma la bellezza e il motivo per cui noi la guardiamo con piacimento e attenzione è il fatto che è stata costruita nei cantieri di Sestri Levante. E ne ha costruite due gemelle, Fincantieri a Genova, Sestri Levante, la Marina, che è questa, e la Oceania, la Riviera e la Marina. Due gemelle. E attualmente la Marina di proprietà di Sempre della stessa compagnia, Oceania, ma gestita dalla Norwegian con i servizi alberghieri di bordo affidati ad una compagnia sempre americana, cosiddetta Apollo. Il lusso sfrenato raggiunge cime vorticose. Le recensioni sono quasi tutte positive, al di fuori quelle relative alla amusement, agli spettacoli, al divertimento, aspetto. Probabilmente o sarà ripetitivo. La caratteristica di questa nave, che ha esattamente varata nel 2011, è che è stata cristianizzata, cristianizzata, vale a dire battezzata, da una MasterChef, Iron Chef americana, una donna. Quindi si fonda anche Madrina sull'aspetto, sarebbe. una madrina. Si punta anche sull'aspetto gastronomico. Intanto queste imbarcazioni che si muovono dal porto di Marina di Cassano caricano la famiglia o il gruppetto a Sorrento e fanno il giro di Capri. Questa è una di quelle che abbiamo visitato
l'anno scorso perché hanno il tettuccio con i pannelli solari. Con il tender, vedi che ritorna. Il tender sta facendo da spola. Fortunatamente il mare è calmo, anche se nel pomeriggio forse è prevista pioggia. Sì, le previsioni non sono belle per questo fine settimana. Non sono belle, ma guardate il nostro gruppo, ci rallegriamo un po', ok? Perché vediamo un po' di movimento. Un po' di movimento, sì. È venuta a trascorrere la Vasqua, ecco, la scritta laterale di questa imbarcazione a noi nota perché fa riferimento ai suoi pannelli solari, al fatto che può spegnere infatti, il motore. Si notano sulla cabina i pannelli. Vedi? Muoversi in maniera elettrica, quindi a bassa rumorosità, ed entrare in nelle aree zone protette, diciamo. Nelle zone delle aree protette. Sì. Santa Pasqua a tutti i nostri ascoltatori e appuntamento alla prossima nave.